Ancora Venitali, ancora a Padiglione 10 della Regione Puglia. Questo è lo stand di Slow Food. Qui addetti ai lavori e giornalisti provenienti da tutta Italia e non solo vengono a consumare il pasto con un menù particolare due volte al giorno. Sono due gli appuntamenti. Questi menù vengono preparati soltanto con i presidi pugliesi di Slow Food. E noi adesso andiamo a scoprire che cosa hanno preparato oggi i nostri chef dietro la cucina dello stand di Slow Food. Andiamo. C'è un po' di traffico di piatti, ma ci riusciremo, siamo riusciti ad entrare e andiamo direttamente dallo chef di Slow Food, lo chef Michele Rotondo. Ben trovato. Grazie altrettanto, benvenuta qui in cucina. Ti sei trovata proprio nel momento del dessert. Il momento più dolce, insomma. Perfetto, perfetto. Che dessert state servendo? Allora, abbiamo un dessert con una base di ricotta e cannella, con un fico mandorlato e un ristretto di passito. Naturalmente tutti presidi Slow Food. Assolutamente, tranne vabbè il passito, però siamo in terra di Puglia, stiamo utilizzando questo vino ed è buono così. È praticamente una mousse, come si prepara? Allora, questa mousse c'è una base di tuorli d'uovo, c'è una base, eccola qua, di tuorli d'uovo, zucchero, ricotta e della panna fresca. Poi abbiamo il nostro vino è andato in riduzione con dello zucchero, quindi è diventato abbastanza denso, e gli abbiamo aggiunto il fico secco mandorlato di ceglie messapiche. E la menta? La menta è del mio giardino, l'abbiamo portata qui, è rimasta bella, quindi siamo in Puglia al 100%. Allo chef fanno i complimenti naturalmente dopo, quanti ne hai ricevuti tu? Speriamo che anche oggi vada bene, ieri e l'altro ieri è andata benissimo, non solo merito mio, anche dello staff, venuto dalla Puglia, sono tutti bravi e i complimenti vanno a tutti comunque. Velocemente il nome di tutti. Pino. Claudio. Ambrogio. E Zizi. Ciao. Si lavora con lo chef? Si lavora abbastanza bene, un chef... Puoi dire diversamente, di la verità. È vero, uno chef in gamba, sa fare tantissime specialità, è molto conosciuto anche a livello nazionale. Pronti per lo smistamento dei piatti? Perfetto, siamo pronti. Andiamo. Via. Ne vuoi assaggiare uno? Dopo ne assaggiamo uno, però poi mi devi anche far vedere qual è il vino che accostiamo a questo dolce tipico pugliese. D'accordo. Qui abbiamo il nostro sommelier, che è Salvatore Pulimeno. Salvatore, potresti consigliarci un vino su questo dessert alla ricotta? Su quel piatto non ci starebbe male un bel moscato di Trani, ecco, una gradazione equilibrata, 14 gradi e una dolcezza che non stucchevole, che si abbina molto bene al piatto che Michele ci propone quest'oggi. Questa è la mousse di ricotta con fichi mandorlati, Slow Food. Buono, pulito e giusto! Amore, amore.